Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati in questo nuovo video. Volete avere dei capelli sani e perfetti? Seguite questi 5 step! Step numero 1, il lavaggio. Allora, il lavaggio è molto importante e per il lavaggio dovete utilizzare uno shampoo che sia indicato per la vostra tipologia di capelli. Quindi, se avete dei capelli sottili, se fate dei lavaggi frequenti, se avete un po' di forfora o se avete dei capelli normali, utilizzate uno shampoo specifico per la vostra tipologia di capelli. E mi raccomando, ricordatevi sempre di diluirlo. Non va mai utilizzato lo shampoo puro sopra la cute dei capelli, ma sempre diluito. Io lo diluisco in proporzione 1:3, quindi che significa che vado a mettere, come vedete nella parte di video che ho registrato, io metto, lo metto ad occhio, ma l'ho già pesato, quindi già so che quella è la quantità giusta. Metto una quantità di shampoo e tre quantità di acqua. Quindi, ad esempio, se mettete 10 grammi di shampoo, andrete a mettere 30 grammi di acqua e così avrete appunto una diluizione di 1:3. E utilizzate, mi raccomando, ricordatevi sempre di utilizzare lo shampoo diluito e mai lo shampoo puro sulla cute direttamente. Step numero 2, il risciacquo. Allora, quando voi avete terminato di lavarvi i capelli e quindi avete tolto via lo shampoo dei vostri capelli, ricordatevi che molto spesso l'acqua ha parecchio calcare all'interno, quindi è necessario andare ad effettuare un risciacquo acido. Come si effettua il risciacquo acido? Basta che vi procurate una bottiglietta da mezzo litro di acqua e potete mettere anche appunto l'acqua del rubinetto, ma la dovete acidificare appunto. Di solito si usa acidificarla con 2 cucchiai di aceto, che funzionano alla grande, però molti di noi non amano l'odore dell'aceto, per cui possiamo sostituire i 2 cucchiai di aceto con mezzo succo di limone ed è ok. Terzo step, rinnovate il vostro taglio almeno ogni 6 mesi. Questo è molto molto importante. È importante perché? Perché alla fine dei capelli si vanno sempre a formare le doppie punte, ma è normale che si formino le doppie punte con il tempo, con i lavaggi, magari con la piastra, con le spazzole. È normalissimo che si formino le doppie punte. E poi anche perché comunque col passare del tempo i capelli crescono e si appesantiscono, quindi c'è sempre bisogno di un rinnovo del taglio. Ora, che voi vogliate solo spuntare le doppie punte sotto o se volete appunto fare dei tagli anche drastici a volte, non può far che bene ai vostri capelli, quindi mi raccomando, almeno 2 volte l'anno recatevi da un parrucchiere e fatevi coccolare con un nuovo taglio. Step numero 4, l'asciugatura. Ebbene sì, siamo arrivati all'asciugatura dei capelli e è molto importante che voi utilizziate un asciugamano, un qualcosa che sia spugnoso e che vada ad avvolgere completamente la testa, e che quindi lo dobbiamo tamponare sulla testa, massaggiare sulla testa, ma mai stressare il capello, quindi mai fare quel movimento che va appunto magari a spezzare i capelli o a stressarli molto. Bisogna solo tamponare e massaggiare, magari tenetelo anche in posa, tenetelo sui capelli per 5-10 minuti in modo che tutto l'eccesso dell'acqua vada appunto sull'asciugamano. Io utilizzo questo che, come vedete nel video, che ho acquistato per pochissimi euro alla Decathlon. Quando utilizzate poi il phon per l'asciugatura, anche perché non è ancora estate, magari in estate potreste anche asciugare i capelli all'aria, ma in questo periodo per evitare cervicale o altri problemi è meglio utilizzare il phon, però non utilizzatelo alla massima temperatura. Mettetelo ad una media temperatura con una media velocità e vi troverete benissimo, anche se ci metterete più tempo, ma il capello verrà stressato molto molto meno.
Step numero 5, siamo arrivati alla fase finale, utilizzate dei prodotti per lo styling che non vadano ad appesantire il capello e quindi a sporcarlo prima e di conseguenza poi lo dovrete rilavare e il capello viene stressato ulteriormente, quindi no, utilizzate dei prodotti di styling che vadano più che altro a dare lucentezza ai capelli ma non vadano ad appesantirli. Io in questo periodo sto testando un nuovo prodotto di Alchemilla che sono i cristalli liquidi ed è fenomenale, esiste per capelli più chiari, per capelli scuri, per capelli castani, io sto utilizzando appunto quello intermedio per capelli castani e mi trovo benissimo, basta veramente pochissimo, io ne metto due pushate, uno da un lato e uno dall'altro lato e mi trovo veramente benissimo, li rende lucidissimi e non li appesantisce per niente, per cui trovate il vostro prodotto di styling perfetto che non vada ad appesantire la capigliatura, non vada ad appesantire e a sporcare il capello, ma ve lo rendi ma che sia in grado di renderlo lucido e perfetto. Questi sono i 5 step per avere dei capelli sani e perfetti, condividete questo video, mettete un like così mi aiutate a crescere e ci vediamo al prossimo video, ciao!